Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Stavo andando un po' in giro a raccogliere oggetti all'interno di Ribe quando mi ha fermato questa donna qua. Speravo che potessi passarci oltre senza parlarci, anche se mi diceva fermati, fermati, ma invece niente. Ci ha fermati. Ok, si è approcciato. Non sai com'è il resto di queste persone, vero? Tu fai porti le cose a termine. Di cosa hai bisogno? So chi ha causato tutto questo. Ah, e fa accenno a tutte queste case bruciate. Anche sotto c'era tutta una zona di case bruciate. Chi l'ha causato? Un uomo brutto, malvagio, chiamato Vrangr, mio marito. Ha bisogno di una morte da codardo per quello che ha fatto. E mi chiedi di cercarlo? Ho sentito che sta scappando verso sud, sud-est. Vuole andare verso Hedeby e vuole attraversare le paludi. Cosa puoi dirmi di Vrangr? Viene da una famiglia di mercanti, la sua lingua d'argento ha comprato la mia mano, per mia grande vergogna. Ha preso quello, ha fallito, non è riuscito a pagare il prezzo al mattino e ha lasciato la città con tutti i nostri beni. C'è qualcosa però che non mi stai dicendo, per fortuna che ho diplomacy 2. All'alba del nostro matrimonio l'ho trovato con una concubina. Non che questo lo abbia fermato da prendere la mia verginità. Per lui sembra che non ci fosse nulla se non la ricchezza e i soldi. Vorrei saperne di più di te. Vengo da una famiglia di commercianti. Sono stata a Ribe da 3 generazioni. Siamo stati a Ribe da 3 generazioni. Sono figlia unica e i miei genitori volevano dei nipotini. Lo troverò, Bran. Nulla, metto in pausa, finisco di saccheggiare la città e ci rivediamo tra un attimo. Rieccoci, non ho ancora finito, ma ho incontrato un uomo qua nel mezzo di Ribe e proviamo a parlarci per vedere se ha qualcosa da dirci. Nelle direzioni di Yardar ti portano un. Ma quindi. No, è una parte di una missione, forse. Ognuna ha dei grandi danni. Un gruppo di uomini vestiti di stracci stanno saccheggiando là intorno. Un ragazzo di 15-16 anni si avvicina. Ehi, sei perso vecchio uomo, non siamo interessati in compagnia. Ah no, sono loro i ratti, vuoi vedere? È simpatico, sei davvero un ragazzo simpatico. Qui sei un cacciatore di topi, eh? Giusto qui per occuparti dell'infestazione. Ah, adesso lo capisco, voi siete i ratti. Ah, sei un uomo davvero intelligente. Puoi provare a prenderci se vuoi tentare un inseguimento. Molte persone ci hanno provato e siamo ancora in piedi, eh? Cosa volete? Vogliamo essere lasciati soli, ecco cosa vogliamo. Puoi scacciarci come le ultime mie persone hanno fatto, ma torneremo quando te ne sei andato. Questo è il nostro posto, puoi chiamarlo Jumper. Chi siete? Siamo i ratti, te l'abbiamo detto. Ok, ci pensano.
Possiamo andare a parlare di nuovo con il tizio, vero? No, però va bene. Ci occuperemo in un secondo momento. Per fortuna non dobbiamo combatterli instant. Ci vediamo tra poco. Mentre stavo gironzolando, ho trovato dei tizi che si sono arrabbiati con questo Fleary Hjor Leifsson perché non restituiva i maiali. E adesso, dopo che c'è stato quel dialogo, là possiamo parlarci. Vediamo cosa succede. È robusto e sembra un fattore. I suoi piedi da corvo e i suoi capelli che si ingrigiscono fanno capire che i suoi anni più giovani sono passati. Un maiale invece è là che gruppo nel cortile. Cosa vuoi? Perché stavate cioè, discutendo per i maiali? Ah, il vecchio Mardol che crea dei problemi, ci accusa di averglieli rubati. Chi sei tu comunque per occupartene? Sono Mazzetes, figlio di Meginbjorn, Thegn di Skjern. Sono un sacco di parole. Magari sei uno che potrebbe parlare con loro. Va bene, me ne occuperò. A proposito dei maiali, esaminiamoli. Sono due segni sull'orecchio sinistro e tre sul destro. Cos'è che dice Mardol? Penso che gli abbiamo rubato il maiale, gli abbiamo fatto un altro segno per farlo sembrare come uno dei nostri. C'è qualcun altro con cui dovrei parlare? Halfandr e la sua figlia Ranveig erano qui. Stefansson vive in città. Ha del sangue in entrambe le famiglie. Va bene, ci occuperemo anche di questo. E lui? Halfdan. Mazzetes. Il figlio di Meginbjorn da Skjern. Allora, ho fatto affari con tuo padre. Più di una delle nostre case sono state più di una delle vostre case sono state costruite con il mio legno. Ok, questi maiali appartengono a Fleary? Cosa? Ne abbiamo un sacco, perché dovremmo buttare via il nostro onore per rubarne uno dei Mardol Sons? Cosa fai? La mia figlia ha lavorato nelle foreste fuori di Ribe per molti anni. Abbiamo aiutato a costruire questa casa, questa città. Parlami dei Mardol Sons. Sono una famiglia troppo debole per stare su da soli, per cui si lamentano dei loro problemi al modo migliore che posso. Il più vecchio dei figli di Mardolst ha combattuto quando Ragnhild è stata dichiarata Jarl. È stato ucciso una notte, un affare codardo, davvero. Hanno accusato mio fratello Dellengir dell'affare, in modo falso, come fanno di solito. Grazie, è tutto quello che volevo sapere. Va bene, parliamo anche con Ranveig. Ok, c'è questa donna. Sì? Il mio nome è Mazzetes, sto cercando di capire questo affare dei maiali. Non so perché vogliono combattere per una roba così insulsa. È stato Fleary a rubare il maiale? No, no, lui non l'avrebbe mai fatto. Un maiale non è qualcosa che vale la pena, per cui vale la pena combattere.
Mardolson dovrebbero lasciarlo. Cosa fai? Mi occupo del porcino, aiuto mia madre e mia zia con le faccende casalinghe. Parlami dei Mardolson. Solo alcuni di loro non sono così malvagi. Se solo parlassero, posso che lamentarsi costantemente del passato. Cosa intendi? Abbassa un po' la voce mentre arrossisce. Palni è furbo, la sua voce è come miele, la sua mente è molto sveglia. Se solo suo padre e suo fratello volessero ascoltarlo. Grazie, Ranveig. Ti lascio tornare al tuo lavoro. Va bene, noi torniamo al nostro allora. Ci vediamo tra poco. Rieccoci! Allora, ho trovato questo uomo, non so se... penso che sia... sì. Sono i Mardolson questi qua. Cioè lui è dei Mardolson. Allora, degli occhi sospettosi. Ok, cosa? Sono qui per parlare con un uomo riguardo un maiale. Quei ladri di Alphantons stanno provando a portarmi via quel poco che c'è rimasto. Di nuovo. Rallenta, magari posso aiutarti. Vuoi aiutarmi? Non sei venuto qui per prendere qualcosa? Parlami giusto di che cosa si tratta. Gli Alphantons, tutti dei serpenti. Ci hanno rubato il maiale più grasso. Hanno detto che è i loro segni, ma il segno all'orecchio destro è giusto una piccola contraffazione. Dovrebbero averlo tagliato più largo. Fleer mi ha fatto vedere i segni. Ne hanno fatto dei nuovi segni, sono sicuro di lui. So che quel maiale è uno dei nostri. Come puoi esserne sicuro? Quando alleviamo i nostri animali e guardiamo i tuoi figli, guarda i tuoi figli che se ne occupano ogni giorno, cioè, puoi dirlo. C'è qualcun altro con cui posso parlarne? Mio figlio Samr e Palni hanno visto il furto. C'è qualcun altro? Un uomo chiamato Bidler vive vicino. È collegato a entrambe le famiglie. Ah, è quello di cui c'è un altro padre. Allora, parliamo con Palni. Sei tu, Palni? Ok, affermo. Secondo quello che dice tuo padre, gli Alphantons hanno rubato un maiale. La loro appropriazione illecita è successa già antecedentemente. Prosperità e influenza sembra supercedono la veracità. Insomma. Stai usando queste parole importanti giusto per farmi sentire stupido? La tua proclamata mancanza di acuità mentale dovrebbe informarmi dell'esercizio di involute inflessioni e semplicemente una congettura senza basi. Allora, sorpassa questa non utile esagerazione di procurantismi e enuncia tutto ciò con brevità. Quindi? No, ok, ti sei reso chiaro. Parlami degli Abdansons. Hanno ucciso mio fratello Ada perché non era d'accordo con il fatto che lo Jarl fosse stato scelto. Non eravamo d'accordo con le sue scelte, ma ucciderlo. Non hanno mai pagato per quello che hanno fatto. E tu? Ok. Ciao Samr, sono Mazzitess. Ciao.
Tuo padre ha detto che gli elfi non sono se hanno rubato un maiale. Lo hanno fatto? Il nostro maiale. Gli elfi non sono se sono dei menzogneri. Cosa hanno fatto? Sei cose al padre. Aiutano il piccolo fratello. Parlami degli Abdel Sons. Hanno ucciso mio fratello grande. Perché vogliono prendere di più? Ti lascio il lavoro. Allora, qua ha detto che c'era però un vicino di casa che sapeva di tutto e di più, no? Allora, dov'è Blindr? È qua Blindr. Ma vicino di casa in realtà, fino a un certo punto. Ok. Che comodo che F è per spostarsi. Sì, chi sei tu? Mezzetest, Thegn di Skjern. Non è una menzogna? Ho delle domande per te. Non l'ho aspettato. Allora, c'è questa diatriba riguardo a un maiale. Oh, sono di nuovo su questo. Certo che sono di nuovo su questo. Ascolta, gli Alfdan sono se possono avere i loro problemi, ma Mardols. Ma quelli di Mardor stanno cercando di sicuro una lite. Hanno una macchia sul loro onore e se ne stanno lagnando. Il maiale è giusto una scusa per fare uno scontro. Premi degli Alfdan Sons. Hanno un'attività di taglio di legname e hanno supportato lo Jarl. Ok. Ma 13 inverni fa ci sono stati dei problemi con il figlio di. Con il fratello di Mardol, Asa. Il fratello di Alfdan. È stato sospettato di averlo ucciso. È saltato poi fuori che era a casa con la febbre al tempo dell'omicidio. Ma molti pensano che lo zio di Alfdan è stato il vero omicida. Nulla di questo comunque è saltato mai fuori. E parlami dei Mardolsons. Sono in città da un po', vengono da Ars e da Viborg. Sono abbastanza delle buone persone. Il figlio di Mardol è finito comunque in una brutta situazione. Ha iniziato dei guai e ha ucciso uno dei soldati dello Jarl. Non è finita per niente bene. Va bene, tornerò al lavoro. Allora, mi sa che il maiale è dei. Cioè, mi sembra più probabile che sia dei tizi sotto alla fin fine, che di quelli che già ce l'hanno. Chi ha scritto giù? Ah, questo qua è quello dei ratti che non vogliamo picchiare in questo momento. Boh, secondo me ci sarà da picchiarsi comunque. Ah, qua dobbiamo andare nelle marsh. Qua dobbiamo occuparci dei ratti. Qua dobbiamo andare marsh di nuovo. Cosa facciamo con la longship? Non ho ancora deciso. Marsh. Qua dobbiamo tornare a casa. Qua Marsh di nuovo per forza. Cosa ce ne facciamo della nave? Prendiamo per 1500 o ci facciamo legna? Mi sa che ci conviene farci la legna. Sì, sono il Thegn di Skjern. Ok.
Dov'è il mercato? Andiamo a farcene legna, così facciamo degli upgrade alla casa più che altro, perché mi ha raccolto un po' di legna in giro, siamo comunque 85 che non penso ci permettono di fare più di tanto. Ah no, potremmo fare questo in realtà. 2 poteri 50 variables weekly. Ok. Se abbiamo più schiavi ci mette meno a completarsi. Così 3 giorni. Vai. Buono. Però prendiamo del legno comunque, direi. Facciamo che smantellare la nave. 500 valuable per 200 oro. Aspetta, quanto ne abbiamo di valuable? Non ne abbiamo più tantissimi, però. Possiamo vendere delle medicine magari? Scusa, tu. No, salvage o hide prende. C'è qualcuno che compra altra roba? Tu cosa compra e vendi? Razioni, erbe e carne. No, anche medicine compra. Senti, se noi ti dessimo tipo 11 medicine, quanti valuable ci dà? 183. Non sono tantissime, ma vada. E facciamo che sì, paghiamo 500 e prendiamo 200 di legno. Ok, è risolto il discorso della nave. Adesso andiamo a parlare per il discorso dei maiali, vediamo se lo concludiamo, ma secondo me no. Dov'è il tizio che era? Andiamo qua e gli diciamo, senti, tieniti sto maiale, gli altri verranno a picchiarci, probabilmente salterà fuori una rissa e moriranno tutti e si concluderà il discorso. Senti, secondo me. Ah, ok, ci manda del legname in più a schierne. Ok, terminato. Ci ha dato 40 di legname. Ok, l'altro probabilmente ci avrebbe dato qualcos'altro. Buono che non siamo dovuti finire a picchiarci nel fango. Detto questo, direi che qui a Ribe abbiamo fatto abbastanza tutto. Possiamo andarci al prossimo episodio, andare o nel marsh o comunque curarci un po', perché siamo messi tutti in malino qua, come personaggi e nulla. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi perché se non l'avete già fatto e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!